faccio questo mestiere da 10 anni. Wow, come passa il tempo. Non è sempre facile distaccarsi da se stessi. Se ti va bene, guadagni un sacco di soldi. A me non è ancora successo. Il cliente più difficile è quello che ti chiede se ti è piaciuto. E cosa gli rispondi? Sì, bello, mi è piaciuto tantissimo. Non l'ho mai fatto come l'ho fatto con te. Scusatemi, mi sono persa. Ricomincio. No, grazie, va bene così. Va bene così. No, ma andava bene davvero. La ringrazio, può andare. Va bene. Allora, grazie. Buongiorno. Dobbiamo alzare. Davvero no. Ma dove sono? Me le ho prese? Sì, me le date Massimo. Mi scusi signora, io dovrei passare. Oh, mi scusi. Scusi, è che non trovo le chiavi. Sono la nuova. Stavo cercando le chiavi. Abito qui da poco. Piacere, Germana Battistini. Mi sono trasferita qui da poco con mia figlia e il mio compagno. Bene, io sono la dottoressa Elisabetta Rondini. Ah, dottoressa? Sì. Io sono un'attrice. Bene. Se ha bisogno di qualcosa. Sì, sì, sicuramente la chiamerò. Arrivederci. Arrivederci. Mamma mia, che antipatica. Dotto, questa roba dove la mettiamo? Portatela in camera. Anche queste scatole, per favore. Va bene, grazie. Ciao, amore. Ciao. Allora, com'è andata? Non hai idea di quanto eravamo. Ma tu come l'hai fatto? Boh. Quando penso di farlo bene, non mi prendono. Quando penso di farlo male, mi prendono. Non lo so. Ma che dovevi fare? La prostituta. Vado bene? Mi sembri Wonder Woman. Wonder Woman. Oddio, ho sbagliato tutto, non mi prendono. Allora ti prendo io. Quanto sei buona. Quanto sei buona. Dottor, noi abbiamo finito. Casomai torniamo domani. Wonder Woman. Va bene, grazie. No. Buongiorno. Buongiorno. Allora, ti piace la casa? È bellissima. Piace anche a Monica. Il terrazzo è magnifico. Balcone. Ma qui ci si può mangiare. Usciamo allo scoperto. Dietro la tenda. Stasera mi porti a cena. Non mi porti mai. Vabbè, dai, poi vediamo. Meglio andare dentro. Perché ci vedono? No, perché così inauguriamo la casa. Che mai fatto, eh? Che mai fatto? Mi devo sbrigare, devo andare in ospedale. Sono in ritardo. Ehi, Aldo. Guarda che tu devi venire con me a Parigi. E non ti inventare scuse, per favore. Ok? Mi sembra che le sto mantenendo le promesse, o no? Qualche volta sì, qualche volta no, ma non sempre. Amore, è pronto? È vivo! Per un po' bisogna andare a nanna presto, perché io stamattina sono in coma. Ho
papà, quando me lo compri il libro sul clilofosauro? Sul cosa? Sul clilofosauro. E che cos'è? È un dinosauro. Ah. Amore, bevi il latte che poi fai tardi. Caffè? Va bene, te lo compro quando torniamo da scuola. Senti, la fai tu la spesa oggi, che almeno vado in palestra. Ma quante volte ci vai in palestra? Ma va, che non ci vado mai. Magari. Amore mio, ti vai a vestire? Che fra poco andiamo a scuola? No, aspetta, viene la mamma. Ma lascialo, dai, è grande, si sa vestire. Stefano! Aspetta! Beh, la pressione è un po' bassina, ma nella norma. Dovresti riposarti, lo sai. Comunque, se sei stanca, vai pure a casa. Il giro dei pazienti te lo termino io. Ok, allora... Allora vado. Grazie. A buon rendere. Qualsiasi cosa, chiamami. Grazie. Sì, Aldo, sono io. Volevo dirti che sono tornata prima, non mi sento molto bene. E, niente, non ti scordare della cena di stasera. Un bacio. Ma che cazzo è sta roba? Guarda qua. Lo vedi? No, non funziona per niente, non mi piace. Ma cosa c'è che non ti piace? Il nuovo formato l'hai scelto tu, eh? Ma non è questione di formato, è il contenuto. Scusami, Luca, ma guarda qua. Non hanno capito niente di quello che gli abbiamo chiesto. Poi ci hanno anche fatto avere le bozze in ritardo. Non mi dite che dobbiamo tenercele così. Le bozze ce l'hanno fatta avere in ritardo perché tu non ti decidevi a scegliere. Ti sei dimenticato? Cosa gli diciamo adesso? Guarda che ce li fanno pagare lo stesso. Che vuoi dire, che è colpa mia? Non lo so. No, dillo, perché se è colpa mia mi prendo le mie responsabilità. Guarda che io sono abituato a lavorare bene e per lavorare bene ci vuole tempo. Mi sembra che i risultati mi danno ragione, quindi non mi rompere le palle e cerca una soluzione. Come sempre. E impara a non rispondere. Che rompicoglioni questo. Sì, lo so, che dobbiamo fare? Ah, Battistini, proprio te. Hai un minuto? Scusa, Mi dica, professore. Io riprovo a chiederti di dire a tua madre se ci fa l'onore di una sua visita. Rischi di perdere l'anno. Vorremmo sapere se ne è al corrente. Sì, purtroppo è stata molto impegnata e... Comunque glielo dirò di nuovo. E mi raccomando... Vorrei una vita normale, una famiglia normale, una madre che mi scoccia a forza di starmi addosso. Vorrei conoscere mio padre. Non ti muovere, ora chiamiamo un'ambulanza. Tranquilla, quel signore laggiù l'ha accompagnata. Grazie, dottore. Grazie. Hai visto? Oh, meno male, tesoro. Buongiorno, mi scusi. Sono Germana Battistini, la mamma di Monica. Piacere. Piacere, Mattei. Volevo ringraziarla, so che lei... No. Si figuri, no? Grazie davvero. Scusa, ma davvero non si può andare avanti così. Il reparto manca tutto. Facciamo una riunione e vediamo se ci accontentano. Lo so, adesso se riesco ne parlo a primario, ma non ti prometto nulla. E poi lo sai come vanno ultimamente le cose? Sì, lo so, però... Allora, dove andate in vacanza quest'estate? Ma ancora non abbiamo organizzato nulla, però credo in Sicilia come tutti gli anni e poi forse New York.
È tanto che non vado e poi Aldo impazzisce per quella città. Bello. Ah, è fantastico. Noi ci andiamo tutte le estati. In caso possiamo organizzarci per andare insieme quest'anno. Sì, sarebbe carino. Comunque Aldo si è perso un piatto di pasta straordinario. Mi è venuta veramente bene stasera. Non ha proprio fatto in tempo. Vieni qua. Tu mi fai star bene. Dammi un bacio. Che cosa aspetti a dirglielo? Che cosa le devo dire? Che stiamo insieme da 3 anni? Mi hai rotto il cazzo con questa storia. Senti, Aldo, io mi sono stancato di vivere così. Vuoi che glielo dica io alla tua mogliettina chi sei? Rispondimi. Rispondimi. Ti amo. Mi potevi avvisare almeno, no? Ti inventavi una balla qualsiasi e giustificavi il tuo comportamento. Aldo, sto parlando con te. Sto parlando con te, cazzo! Sì, ho detto di sì. Hai ragione. Io non voglio la ragione. Io voglio che mi spieghi perché così non vado avanti. Ti devo parlare. Bene. Ho deciso di andare via da casa. Almeno per un po', poi vedremo. Poi vedremo. Stai scherzando? Tu avevi detto che era una crisi passeggera, che avevi bisogno di un po' di tempo. E adesso all'improvviso mi dici che te ne vuoi andare. Che cosa non ti ho dato in questi anni per essere trattata così? Betty, tu mi hai dato tutto. Anzi, mi stai dando tutto. È che non sto bene. Voglio cambiare qualcosa nella mia vita, capisci? Tu non ci hai nemmeno provato a superare questa crisi. Quando le persone si amano, veramente, fanno di tutto per stare insieme. C'è un'altra? Dico, tu dimmelo, io almeno me ne faccio una ragione. No, non c'è un'altra, no. È che sto male. Io... sto male dentro. Tu stai male. Tu te ne vai. Scegli tutto tu. Aldo. Vattene. Vattene! Cintura, Massimo. Ah, sì. Stai bene? Mi hai fatto spaventare. Monica, come va? Stai meglio? Dai, adesso ti fa una bella dormita e poi domani passa tutto, ok? È andata bene, eh? È da ieri sera che non mi parli. Vuoi dirmi qualcosa? Perché sei venuta con quello in ospedale? Lo sai che io non lo voglio vedere. Quello, come lo chiami tu, è il mio compagno, che ti piace o no. È comunque una persona a cui dovresti essere riconoscente. Ma di cosa stai parlando? Ma ti senti quando parli? Ma questa non è una cosa normale. Perché noi non siamo la sua famiglia. E lui non è mio padre, ok? Se fosse stato per tuo padre, non saresti mai nata. Sono io che ti ho voluto ed ero una ragazzina e non avevo una grande famiglia alle spalle. I sacrifici li ho fatti e non mi sembra che ti sto facendo stare così male, no? Vabbè, cambiamo discorso. Parliamo di cose belle. Sai che ho fatto un provino da protagonista? Magari è andato bene, anzi, credo proprio che sia andato bene. Ancora con questi inutili provini. Ma sono anni che ci provi. Beh, non è che in tutti questi anni non abbia proprio fatto nulla, eh? Un'attrice lo sono.
Ma perché non ti trovi un lavoro normale? Normale? Cos'è normale? Hai fatto tardi ieri sera, eh? È andata benissimo, Lu. Non ti ho neanche sentito tornare. C'è un po' di latte, mamma. Ah, sì. Rita! Porta il latte a tavola. Sì, signora, subito. Buongiorno. Oh, ma guarda chi c'è. Che è successo? Sei caduto dal letto? Ciao, Lu, come va? Bene, a parte il dente che mi fa ancora un po' male. Sopportabile? Sì, abbastanza. L'esame, sei preparata? Papà, questa volta io non so se ce la faccio. Non ho studiato abbastanza. Dici sempre così e poi prendi tutti i 30. Mi passi il latte, per favore. Tieni. Grazie. Come è andata ieri sera al concerto? Perché non sei venuto? Ti ho aspettato. Ho avuto un cliente a studio fino a tardi. Comunque è andata bene. Ho parlato anche con il produttore del gruppo. Vuole altre canzoni. Quindi mi devo mettere sotto a lavorare. Bene. Speriamo che non sia un'altra scusa per rimandare un esame. Guarda che ti devi laureare se vuoi trovare un posto sicuro. Un posto sicuro? Ma chi me lo dà un posto sicuro? Guarda che i miei amici laureati sono tutti a spasso. Certo, a meno che non venga a fare l'avvocato nello studio di mio padre. Io ho lavorato dalla mattina alla sera per arrivare dove sono arrivato. E se continui a non fare niente e a svegliarti all'una come stai facendo adesso, per quanto mi riguarda puoi andare a fare compagnia ai tuoi amici disoccupati. Mamma, ma tu non dici mai niente. Io vado a lavorare. Sì, sono io. Sì. Aspetti. No, no, va benissimo a Luna, va bene. Va bene. Lascio tutto sul tavolo. Mi dispiace per com'è andata. Ci vediamo dopo. Com'è andata? Cosa? Ha telefonato il cliente. Oh! Adesso non esagerare, non è colpa sua. Il momento è quello che è. Che devo fare? Lo mettiamo in mezzo alla strada? Io non me la sento. E che vuoi fare? È il secondo affare che perdiamo in un mese. Se continuiamo così, chiudiamo. Io ho famiglia, eh? C'ho famiglia, lo sai quanto costa l'affitto di casa mia? Vai tu. Dai, andiamo a lavorare, diamo un senso. A quale senso? Ehi là! Germana? Salve. Piacere. Scusi il ritardo. E che con mia figlia che sta ancora male? Sono sempre in ritardo. Si figuri. Ecco. Grazie qua. Mille. Ce l'avevamo proprio dimenticato. Ma le va un caffè? No, grazie. Ma un bicchiere d'acqua volentieri. Ok. Ci diamo del tu? Non te l'ho già dato? Forse sì, sai. Sì. Forse sì. Gianmarco, vero? Gianmarco, Germana, ok. Come sta tua figlia? Ma insomma, così. Beh. Allora forse ti ho vista, è possibile, da qualche parte? Beh, no, magari. Non sono così conosciuta. Non so che... Forse mi hai visto una pubblicità che ho fatto da poco. No. Miau, pow! Ah. Oh, e non finisce mai! Ecco dove ti ho vista, ma infatti mi sembrava. Eri molto bella e brava. Grazie. Simpatica. Oh. Cosa fai nella vita? Vendo case. Ah. Cioè, trovo delle case da ristrutturare che mi piacciono, che sento che sono delle case giuste e gli do un'identità, come delle case in cui vorrei andare a vivere io. Però diciamo che, vista la crisi, in questo momento cerco di vendere case. Beh, se fai una cosa che ti piace, la crisi la senti meno. Mm. È così importante oggi avere una passione, poterla seguire. Certo, ci sono anche dei momenti in cui senti un po' la frustrazione di qualcosa che vorresti fare e non ci riesci. Però è importante una passione, no? Guarda, veramente la mia passione era il rally. Ma dai! Volevo fare il pilota da quando ero ragazzino. Ho cominciato, correvo, era... Sai l'adrenalina, la velocità. Però poi ci vuole la scuderia, ci vogliono molti soldi, devi viaggiare, insomma. Non è andata.
E mi sono trovato questo lavoro, tranquillo, sicuro e che mi fa guadagnare abbastanza bene. Hai fatto la cosa giusta. La precarietà rende molto insicuri e non ti fa progettare nulla nella vita. È una frase che mi diceva sempre mio padre, io non sono mai riuscita. Oddio, meno male che era vuota. Vabbè, non importa. Che sbadata. Comunque, ancora grazie per mia figlia. Da, figurati. Al solo pensarla lì per terra, mi sento male. Germana? Germana? Mamma non c'è. Ciao, scusa, che c'aveva il telefono staccato, pensavo fosse qua. Non sai quando torna? No, non me l'ha detto. Vabbè, casomai l'aspetto un attimo, eh? Vabbè, allora vado in camera a studiare. Ciao. E casomai se non viene, poi vado. Sì. Tu come stai? Elisabetta, aspetta. Tu non vuoi capire la mia posizione? Beh, al momento sono più impegnata a capire la mia, se non ti dispiace. Ok, scusami. Ma una simile reazione da te non me l'aspettavo. Su, hai litigato tante volte con Aldo, ma il lavoro non l'hai mai lasciato. Io sto male. Non riesco nemmeno a seguire i miei pazienti, lo capisci? Non mi accetto così. Ho solo bisogno di prendermi un po' di tempo. Cambiare aria, eh? Prima lo faccio, meglio è. Ok, e va bene. Ma ricordati una cosa. Ti vogliono tutti bene qui. Monica! Di a mamma che sono passato! Sono a casa! Eccoli! Amore! Ciao! Finalmente! Eccolo qua! Hai visto il nostro Picasso? Scusa, ma non mi posso fermare a cena. C'ho dei clienti con Luca che mi stanno aspettando. Ma mi sono rotta di questi impegni di lavoro. Tesoro, ma ti pare che se potessi liberarmi non lo farei? Cazzo, sono stanco morto. Solo che per ora le cose al lavoro stanno andando di merda, ci devo andare per forza. Lo so, lo capisco che ci sono problemi. Solo che non ci sei mai. Almeno non fare tardi, eh? Ti aspetto sveglia. Devo fare la doccia, sono già in ritardo. Monica! Amore! Ah! Ti ho recuperato lo zaino, eh? Lo metto qui. È passato Massimo. Cosa ha detto? Niente, ti cercava. È stato qua un po' e poi se n'è andato. Tu come stai? Bene? Mm-hmm. Bravo, amore, mangia così ti riprendi subito. Vado a fare una pipì esagerata e torno. Ok. Immobiliarista. Oh. Esci? La solita inutile cena di lavoro. No. Vado al cinema. Vestita così. Così come? Oh. Arrivo! Oddio. Ciao! Ti stavo per chiamare. Infatti sono passato oggi da casa, perché c'avevi sempre il telefono staccato. Ma dov'eri? Il telefono era scarico. Tu come stai? Bene. Cioè, insomma, sono un po' stanco perché oggi ho avuto una giornataccia in studio, guarda. Che fai stasera? A casa, esci? No. Il solito filmetto davanti alla televisione e poi andrò a dormire. E tu? Io che faccio? Sto qua, che devo fare, come sempre. Vabbè. Buonanotte.
Ciao, eh. Ciao, ci sentiamo domani. Ciao. Ciao. Massimo è pronto in tavola. Arrivo. Allora, a cosa brindiamo? Sono Stemmia. Oh. Ma stasera posso fare un'eccezione, visto che hai soccorso mia figlia. Brindiamo agli incontri, a quelli fortunati, che solo il fato può combinare. Al fato e alle fate. I dei ci hanno separato dalla nostra casa, ma un dio ora ci spinge verso una sorte migliore. Un male trasformato in bene ci ha riuniti dopo un lungo tempo. E ora spero di godermi la mia sorte. Woody Allen. Euripide, antichi greci. Ah. Mi hai commosso. E il rafano. Che c'è? Sembra brutto se mangio solo il riso. Perché non... Non mi piace il pesce crudo. Allora mi sa che ho sbagliato il ristorante. No, no. C'è sempre una prima volta. Pronto? Ma che succede? Sta tranquilla, ci penso io. Va bene. Cosa ci fai a quest'ora? Buonasera. Buonasera. Come sta? Beh, non benissimo, non ancora. Ha perso molti liquidi. Ha rischiato di collassare. Monica! Comunque, adesso l'importante è che riposi un po'. Io rimarrò qui, così per qualsiasi cosa. Ho preso una paura assurda. Lo immagino. Dottoressa, io veramente non so come ringraziarla. Mi dica se le devo qualcosa. No, assolutamente, si figuri. E poi tra vicini. Mi permetto di insistere. Sia tranquillo, davvero. Va bene, allora, visto che è arrivata la madre, io la saluto, eh. Grazie. Di nulla. Grazie. Grazie, Massimo. Ciao. Ciao. Ha la febbre, è calda. Sì, le ho dato la tachipirina, adesso le scenderà. È normale? Sì, insomma, il tempo che faccia effetto. Io non so davvero come ringraziarla. Si figuri, poi davvero non dormivo. Io andrei, mi chiami per qualsiasi cosa.
Buonanotte. Posso offrirle un tè? Sì. Ogni volta che faccio una cazzata, mi va sempre tutto storto. E ne fate tante. Almeno ti sei divertita. Se posso essere sincera, sì, sì, sì. Sono uscita con il ragazzo che ha soccorso Monica. L'ho appena conosciuto. Io non ci riuscirei mai a fare una cosa del genere. Cioè, ogni volta per fare una cosa ci metto un mese e poi comunque non la faccio. Sempre così rigida. Vorrei cambiare un po'. Sono rimasta sola da qualche giorno ed è difficile. Ti sei lasciata? Beh, se non andava, hai fatto bene. Lavori, sei indipendente, puoi scegliere. Mica come me. Con il mio lavoro, anzi che dico, con il mio non lavoro. Oggi un'attrice di talento non campa in questo paese. Veramente è stato lui a scegliere. Io ci sarei rimasta tutta la vita. Stavo bene. Mi manca molto. Mi dispiace. Non lo so, è come se mi mancasse una parte di me adesso. Massimo è sposato. Pensavo fosse l'uomo giusto. L'ho amato alla follia. Poi aspetta. Ho rafforzato la mia solitudine. Sei in ritardo. Come stai? Eh? Andiamo, che ci aspetta. Ehi, finalmente! Ce n'avete messo di tempo per arrivare? C'era un sacco di traffico. Perché non ti trovi una casa in centro? È l'invidia che ti fa parlare. Non me ne andrei neanche per tutto l'oro del mondo. Ciao. 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 Bel casino, Ma tu come stai? Come vuoi che stia? Dai, di merda. Cioè, tu tanto hai fatto che sei riuscito a farlo lasciare. Io non c'entro niente. È una sua scelta. È che la storia con Betty non andava più bene. Ci trovavamo male in qualsiasi situazione, lo vedevi anche tu, no? Prima o poi le dirò la verità. È stata una donna molto importante per me. Cioè, Betty ancora non sa niente. E quando glielo vuoi dire? Secondo me non glielo dirai mai. Ma scusa, che fai? Che una mattina ti svegli a 40 anni e cominci a dire a tutti che sei gay? Scusa. Ti immagini la faccia che farebbe il suo capo reparto? Grazie per l'incoraggiamento. No, scusa, No, sarei felice per te. Sarebbe bello raccontare la verità. Così non devi dire più le bugie. Ciao, amore. Ciao. Chi è? No, niente, un cliente che rompe le scatole. Andiamo, dai, che facciamo tardi. Sempre di fretta. Non mi sente. Momentaneamente. Sì, 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 sì. Sì. Avanti. Ciao Massimo. Ciao.
Sono riuscito appena in tempo a fare rinviare l'udienza. La prossima è fissata per il 10 di settembre. Magari la prossima volta, se vuoi che ti sostituisca, avvisami un po' prima, eh? Qualcosa non va? No, niente. Non è una bella giornata. Sono contenta che hai accettato il mio invito. Ti piace questo posto? Sì, molto. Ne valeva la pena, non lo conoscevo. Beh, adesso che siamo entrambe sole, magari possiamo frequentarci di più. Sì, io non sono abituatissima ad uscire la sera. Sono sempre stata con Aldo e i suoi amici, che poi sono diventati anche miei. Tra l'altro sono molto simpatici, te li devo presentare. Volentieri. Andremo tutti in Sicilia tra un po' per il matrimonio di mio zio. Perché non vieni anche tu? Ah, ti ringrazio, ma in questo periodo sono piena di provini. Beh, allora. Comunque a me tra l'altro non va proprio, però. Beh, no, vai. Magari incontri qualcuno di caliente. No, cioè nel senso, io non sono proprio portata, no, per la conquista. In vita mia ho avuto soltanto mio marito. Ah. Mai una tentazione verso un altro uomo? Ma, sai, prendimi pure per pazza, cretina o bacchettona, ma non ho mai dato importanza, troppa importanza, al sesso. E le avventure le ho sempre trovate inutili. Cioè, in fondo lui mi dava tutto quello di cui avevo bisogno. Inutili. Io credo che sia importante il sesso. Voglio dire, pensa se ti trovi con qualcuno nel letto e poi non ti piace la sua pelle, il suo odore, o come anzi, ma... È anche vero che poi... Magari per il sesso fai le scelte sbagliate e poi ti mancano altre cose. Io parlo, ma non ho mai avuto una storia importante. Ho sempre amato gli uomini sbagliati o meglio impegnati. Non ho mai avuto il piacere di portarla. È appena entrato mio marito. Sì, al bancone. Tu girati ma non farti notare. È quello vicino al bancone, un po' più isolato. Oh, scusa. E l'altro chi è? È Roberto, un amico comune. Perché? No, così. Una semplice domanda. Thank you.
Complimenti, grazie. Ehi! Pronto? Finalmente! Ma è tutta la mattina che ti chiamo, è sempre staccato. Sì, scusa, è che sono con un cliente, sono incasinato. Ho dovuto spegnere perché mi disturbavano in continuazione, ma era urgente. Va bene, ti volevo solo dire che Betta ha deciso di anticipare la partenza in Sicilia perché ha avuto problemi al lavoro. Va bene. Ti aspetto. Va bene. Bacio, 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 bacio. Ciao. Ciao. Fatto. Gianmarco. Ehi. Qual è la sorpresa? Sei curiosa. Quante cose vuoi sapere? Tutto. Andiamo via insieme. Ti va? Sì, ma non scherzare. Ti va a cenare con me stasera? Magari. Purtroppo ho un impegno di lavoro stasera e devo rientrare, mi dispiace. Sei sposato? Sì. Cazzo! Sto scherzando. Ci sono andato vicino, ma poi non è andata. E via. Mi hai fatto prendere un colpo. Sei pazza, sei. Tanto sono dei gran rompicoglioni. E vabbè, ragazzi, che facciamo stasera? Se volete possiamo organizzare qualcosa a casa mia, se vi va. Sì, meglio, perché no? Allora, come rimaniamo d'accordo? Vuoi che ti faccia avere la posta in ufficio? Ma no, ma vengo io a prenderla. Va bene. Facciamo come vuoi tu. Va bene. Papà, ma adesso quando ci vediamo? Ma guarda che non cambia niente. Sarò sempre qua. Dottore, le giacche sono pronte. Sì, sì, le metterà. Va bene. Grazie. Ti ho comprato questo libro. No, grazie. Vedrai, ti piacerà. Senti, devo dirti una cosa. Io ti osservavo sempre. L'avevo capito. Non eri felice qui. Ma non è proprio così. Ho solo bisogno di stare un po' da solo. Forse non sono un bravo figlio. Che dici? Forse sono io che non sono un bravo padre. Vai via per quella donna, vero? Quella donna non c'è più nella mia vita. Come stiamo a dire? No, Stefano! Vabbè, però... Aveva dubbi. Piacere, sono Giotto. Ciao, Antonio. Silenzio! Silenzio, che ora Elisabetta ci deve dire qualche cosa. Avanti, dai, dai, dai. Discorso! 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 Va bene. Io sono sempre di poche parole, lo sapete. Però... voglio brindare all'amicizia. L'amicizia che resiste e che non ti fa sentire mai sola. E poi voglio brindare alla mia terra. Brava! Che in questi anni mi ha dato tantissimo. Però insomma la serata non è la mia, ma è di zio Tonino. E beh, io lascerei la parola al futuro sposo. Evviva Tonino! E vai, zio Tonino! E poi che ti dica, Elisabetta, io...
Con questa mia nuova compagna ci sto bene, mi diverto. E ci grido. E poi ho dato un taglio alle spese. Il Viagra non ha accatto più. Un brindisi all'economia dello zio Tonino! Hai visto Elisabetta impara? Lui ha capito tutto dalla vita. È sempre allegro. E allora, bella signora, visto che abbiamo la testa ancora a Roma, perché non cerchi di divertirti, che ne so, di interagire con noi locali? Interagire? E in che senso? Scusa, non capisco. In che senso? Uno solo ce n'è di senso. Si vede che non lo conosco. Ah, no, no. No. Vabbè, falla spiritosa, va, non ti preoccupare. Ma non ci credere a lui, Guarda che poi quello non ti sposa. Davvero? Sì. Ah, per fortuna che me l'hai detto, che io quasi quasi ci cascavo. Grazie, Sara, grazie. Però è carina, vedi che bel sorriso che ha. Ma va! Oi, che c'è? Niente! No, non lo so, ti ho vista un po' così. Però, insomma, se hai voglia di parlare sono qua. Comunque, la depressa dovevo essere io, non importa. Non sono depressa. No, è che mi infilo sempre in situazioni un po' imbarazzanti. Cioè? Sono stata a letto con Gianmarco, il marito di Antonia. Me lo dici così? E come te lo devo dire? Non lo so, nel senso, non ci posso credere. Cioè, quel bastardo che fa tanto il moralista, capito? Ma quando è successo? La notte che Monica è stata male. Io ero con lui. Cioè, quella famosa notte tu eri con Gianmarco? Allucinante. Forse è meglio che vado, no? Che torno a Roma. No. No, Germana, secondo me no. Poi, scusa, fallo per... Monica? Sì, fallo per lei. No. Divertente tua madre. È da molto che vi conoscete con Elisabetta? No, da pochissimo. Beh, sei sempre così simpatica o a volte parli anche di più? No, boh, non lo so. Dai, vieni a ballare. Sai, Monica, mi ha fatto davvero piacere conoscerti. Grazie anche a me. Andiamo? Ehi, milanese! Mi riprendo un attimo e poi ti riaccompagno a casa. Non sono di Milano, sono di Roma. E comunque, se qualcuno sa dirmi la strada, posso tornare a casa anche da sola. Sei andata a letto con Luca questa notte? Ma che dici? Tu piuttosto con Chiara, che ci facevi? Carina lei. Non ci ho fatto niente. Mi piace. Quando vengo qui stiamo insieme. Ma io non sono innamorato. Non mi innamoro mai di nessuna. Io... anch'io non mi innamoro mai.
C'è nessuno? Permesso? Zia Concetta? Oh, Gianmarco, ben arrivato, oh, gioia! Sei stanco, bellissima! Zia Concetta, come stai? Bene, bene. Sai che facciamo? Andiamo a sistemare le cose tue. Sì, ci sistemiamo, certo. Oh, Gianmarco, oh, eccola che qua. Effetto! Sempre ben più arrivato. Bella. Grazie. Te lo prendi un caffè, Gioia? Assolutamente. Vai a prepararci un caffè che io sistemo le cose con ecco, lui. Andiamo. Piglio il caffè che sto in coma stamattina. Stefano, ci sei? Vai. Forti. Zietta, forte, il tuo forte, caffè. Forte, grazie, Stefano. Daniel, vai. Vai, Stefano, no, forte. Attenti, che me lo fate cadere. Bravo, Stefano. Tranquilla. È una situazione difficile. Così sto male, poi. Sono qua a fare finta di niente, ma è molto dura, t'assicuro. Lo so, ma quanto mi dispiace, guarda, Betty. Ma per te, poi pure per Aldo. Ma secondo te c'è qualcosa che dovrei sapere di Aldo? Ma lo sai che lui pure con me è strano ultimamente, non è che lo sento molto. E quindi non sai niente? Te lo direi. Invece secondo me qualcosa sai. E mi stai mentendo, come fai con tua moglie. Sopra la panca la capra campa, sotto la campa uffa. Sopra la panca la capra campa, sotto la panca la crepa. Però potevi fermarti un po' prima di ripartire per Berlino. Venivi da me a Bologna, stavamo insieme, facevamo un po' di casino. Mi piacerebbe fermarmi, ma devo tornare purtroppo. Magari l'anno prossimo mi organizzo meglio. Ma vieni pure tu a trovarmi. Bravo. Oh, ma Lucy? C'è su Facebook? Cazzo, non che lo figa. So. Oh, ascolta, quando vengo a Berlino me la presenti questa? No, la presento a me. Oh, non fa scherzi. Tranquilli, la presento a tutti e due. Non ci posso credere, ma che bella sorpresa! Che sorpresa, non ti aspettavamo, Alduccio! Ciao! Ciao! Zia Concetta sarà contenta, andiamo a chiamare Elisabetta! Ciao! Sono qui per cercare di riprendermi, lo capisci? Vederti mi fa soltanto stare male. È tuo zio che ha insistito. E poi non volevo metterti in imbarazzo con i tuoi parenti. Grazie. Ragazzi, siete qua. Amonini è pronta a tavola. Arriviamo subito, zia Anna, subito. Grazie. Allora, zio Tonino, ma questo fidanzato di tua figlia com'è? Io avevo una quarantina d'anni. Avete tutto questo suvizio in famiglia. Sì, Saro, però c'è una differenza. Che io ho i soldi e lui no. Ha delle idee sane sul capitalismo. Una specie di comunista. Però, quando viene con la barca con me, si viene a mangiare a sbafo le ostriche e si beve lo champagne. Quindi hanno preso un'altra. Ma il regista mi aveva detto che era andato bene il provino. Che cosa è successo? Buona la fabbrica dei tacchi! Chiamo Usce. Senta, a me andrebbe bene anche un altro ruolo, un ruolo più piccolo. Mi dispiace, signora, ma il cast è chiuso. Ma neanche un... neanche un ruolo più piccolo. Niente, mi dispiace. Arrivederci. Passici lei. Grazie. No, mi piace.
Germana, dai! La mia fabbrica è quella che faccio tacchi. Ma io gli do un colpo di tacco qua, in dubattezza. Questo fallito. Ah, quale fallito? Un'ora? Perché aveva 40 anni si deve considerare un fallito. Fallito, fallito, sì signore. Ma infatti, ognuno ha i suoi tempi nella vita. C'è sempre un momento in cui ci si può riscattare. Certo, con un po' di fortuna. Tutto bene? Sì. No, no, guarda, scusa, questo signorena, te lo dico io, uno quando non è arrivato a 40 anni non arriva più, resta fuori, ciao ciao! Esagerato! Ma che esagerato, il discorso qua è uno solo, che la verità non ve la volete sentir dire, perché poi dovete fare i conti con voi stessi e io sono sicuro che questo a voi non vi piace. Perfettamente d'accordo. Ci avevi ragione. È vero. Mi piace quello che dice zio Tonino, è sempre schietto. Ecco. Zia Betty sembra mamma, inquadrata come una tedesca. Beh, forse anche per il lavoro che faccio. Stando in ospedale ti accorgi che la salute e la vita sono cose imprevedibili. Poi spesso accadono delle cose quando ormai è troppo tardi per risolverle. E sarebbe stato molto bello poterle prevenire. Forse certe cose è meglio non scoprirle proprio. Certo. Sarebbe molto, molto più facile. Beh, sicuramente farebbe meno male. A te. A te. Che cosa dovrebbe fare una donna quando scopre che suo marito è gay? Che... Ah, sì? Beh, sono gay. E non me ne vergogno. È tutta la vita che lo tengo nascosto. Adesso va! Aldo! Aldo! Che dissi? Gay è Pupo. Pupo? Maria Santissima, anche a tavola sanno dire queste parole. Ho vissuto nel tormento per anni. Non mi accettavo. Comunque sappi che ti ho amata moltissimo. Questa è la casa dei miei nonni. Mi ricorda la mia infanzia. Ho vissuto qui fino a 6 anni, poi sono andato in Germania. Non ci vive più nessuno da tanti anni ormai. Mi manca sempre tanto questo posto. Mia nonna mi diceva che ha una strana magia, e forse è vero. Io lo amo tanto. È per questo che mi hai portato in questo posto. Ci vengo sempre quando voglio stare solo. Qui non penso a niente. Volevo fartelo vedere prima che partissi. Ma stai dicendo che non ci rivedremo più? Io vivo a Berlino. Non è tanto semplice. Bene. Ah sì, c'ho solo un po' di trucco negli occhi, niente di che. Ehi. Sono venuto qui per te. Ciao, come stai? Tutto bene? Anche io sto bene. Sì, sto bene, sto bene. Senti, allora il ricorso per la mia separazione lo puoi sospendere? Sicuro, sicuro. D'altra parte, nella vita si può anche cambiare idea, no?
Va bene. Ciao, salutami tua moglie, eh? Sì, anch'io te la saluto, ciao. Ciao. Sei già tornato a casa. È durata poco questa separazione. Quando stai in famiglia ti manca sempre qualcosa. E quando sei fuori ti manca la famiglia. Non ce la facevo più senza i miei figli. Senza dargli la buonanotte prima di andare a dormire. E Germana? Non l'ho più sentita. Spero stia bene. Eccoli! Eccoli, eccoli, stanno arrivando. Grazie! Sono tutti belli i matrimoni, eh? Il primo giorno, però. Grazie! Non lo so, non mi sono mai sposata, ma anche da single non è un gran finale. Hai visto? Viva! Perché mi chiedo solo ora cosa sia l'amore? Ora che mi abbandona e che mi fa soffrire. Ora che nulla è come avevo creduto. Quando arrivò a riempirmi la vita, c'era troppo da vivere per fermarsi a pensare. Forse se mi fossi domandata che cosa e chi mi stava travolgendo, ora capirei che cosa e chi ho perduto. Vabbè, io dico basta, basta, ti prego, basta, dai. Mi sento molto a disagio, per favore, basta così. Elisabetta, fai uscire la donna che c'è in te. Ma guarda sto vestito, è esagerato proprio. E questo è vestito ridicolo. Infatti, va? Così. Guarda, ecco. Ho tutte le cosce di fuori, nuda. Praticamente vado in giro sei nuda. Sei bellissima. Sì, una super bump. Brava, bravissima. Spalla indietro, pancia in dentro, culo in fuori. E poi? E quando cammini, un po' ancheggiamo. Andiamo, va. Ma guarda quanta gente! Dai, dai, dai! A vedere, dai! Dai, dai, dai! Dai! Qua va bene, Roma! Fantastico, non me l'aspettavo! Dai, andiamo a ballare, vieni! Teodorino, complimenti! È bellissimo! Sembrano già stati, vero amore? Ecco, brava, porta qualcosa per andare! Come no, come no! Una vodka, per favore. Mamma, come sei bella. Ti voglio bene. Sei diventata grande. Adesso vado a ballare, sì, sì. Tieni tu, Stefano. Va bene. Dai, su. Vai a ballare, vai. Perché siamo qua. Io e il mio momento. Mamma, ma la mamma è bellissima. Quando ce ne andiamo?
Eravamo qui 3 anni fa, proprio in questi giorni. Bambini, ragazzi e gli adulti. Tutti un po' smarriti, in crisi per qualcosa. La notte della festa, Elisabetta ha incontrato Alberto. Si sono innamorati. Ed è nata Alice. Mamma ed io non abbiamo più lasciato la Sicilia. Lei ha aperto un piccolo ristorante sul mare. È brava e la vedo serena. Ha saputo rinunciare al suo sogno, ma non ha mai perso l'entusiasmo. E quando la guardo muoversi tra i tavoli e intrattenere i clienti, penso che in fondo ha sempre avuto ragione lei. Nella vita è solo questione di fortuna. Lei mi ha insegnato che tutto si può superare e che il futuro c'è sempre. Anche quando l'amore fa male. Anche quando, per bisogno di amore, si commettono errori imperdonabili. Che aveva avuto una storia con Gianmarco lo seppi dopo. Lei non ne vuole parlare, come tutti, quando vogliamo dimenticare una ferita. Gianmarco e Antonio non si sono mai lasciati. Quante cose ho visto finire quell'estate di 3 anni fa. E quante ne ho viste cominciare. Forse la vita è fatta così. Se non ti accanisci in un sogno che ti ferma e se non permetti a tutti i sogni di spegnersi, lei ti spinge come una corrente, anche quando credi di essere fermo.